Buonissimo, Nancy. Ma che, ti metto in bocca, mo? Come on. Eccoci qua, nuovo video! Yeah. Ricettina sarà leggera stavolta, veramente vi vogliamo stupire, vi vogliamo fare le crostatine al cioccolato come quelle della Mulino Bianco, oddio, le con la Nutella senza Nutella, senza burro. Con le crostatine senza burro. Ragazzi, è una magia, ma sono buonissime. E sono uguali a quelle della Mulino Bianco, con la cioccolata e la Nutella. Senza olio di palma. Senza olio di palma, cosa importante, senza burro, senza schifezze, buone, sane e leggere. Oddio, sempre cioccolata, c'è sempre un dolcino. Però un dessert ci possiamo concedere, perché almeno non ci sono schifezze, senza olio di palma, senza cose, quindi sano. Usiamo questo qua, che è tipo una crema spalmabile bio, ed è una nocciola, che praticamente è fatta come ingredienti, non ha l'olio di palma, ci sono le nocciole tostate, lo zucchero, latte magro e cacao in polvere, quindi senza olio di palma, senza glutine. Vabbè, poi voi le trovate anche al supermercato, sì, creme spalmabili senza olio di palma. Ad esempio c'è quella della Novi, c'è quella della Rigoni. Comunque se guardate sul mio blog www.paridadolce.com c'è proprio l'elenco di tutte, vi abbiamo fatto un post con tutte le creme spalmabili alternative alla Nutella che non hanno olio di palma, che sono buone. Ma poi ragazze, cioè, ha lo stesso sapore della Nutella, ve lo giuro, cioè, sono pure più buone queste alternative. Poi perché senti il sapore della nocciola, sì, intenso. Le alternative che trovate sul blog sono tutte più buone, oltre che più sane, più genuine, più light, sono anche più buone, quindi sì, non si sente quell'olio di palma. Non ci demoralizziamo. Ok, iniziamo. Crostatine, subito. Crostatine, sono qui per mangiarmi tutte le crostatine. Sì, non avevamo dubbi. Allora, prima di tutto mettiamo la farina. Io userò un po' di farina di farro, che ci piace tantissimo, dà un sapore un po' bello doppio in bocca. E anche un po' di farina di riso. Questa è farina di farro integrale. Integrale. Comunque voi potete anche utilizzare una farina, ad esempio, di grano integrale. Grano integrale normale o qualunque farina voi volete. Anzi, vi consiglio anche di sperimentare, perché hanno sempre un sapore diverso, sono tutte buone anche se fate qualche farina. Io metto, importante comunque non mettere solo farina integrale, sì, anche metto anche un po' di farina di riso che viene più buono. E la farina di riso serve per dare una consistenza un po' più morbida, un po' più leggera alle vostre crostatine. Madonna, sto nome crostatine, non ce la faccio più, le vorrei già. Sì, non vediamo l'ora di mangiarle. Guardate che la ricetta è super semplice e veloce. Poi mettiamo il lievito. Noi siamo questo qua, che è un lievito per dolci. Mettete un lievito per dolci qualsiasi, non ne serve poco. Il lievito, utilizzate il lievito istantaneo per dolci, quello là in polvere, di qualsiasi marca va bene. Adesso ci mettiamo le uova. Nancy, ma mi sembra una studentessa. Studentessa universitaria, artista solitaria, volevo fare i compiti, va? Scrive tutte le dosi precise. Brava. Le uova bio. 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 Un uovo però per farla un po' più leggera, un po' meno grassa, anche perché poi già questa qua comunque è abbastanza grassa, mettiamo due albumi, quindi due tuorli noi mettiamo. Per dare un aroma ci mettiamo un po' di buccia di limone e di arancia grattugiata, in questo modo abbiamo un aroma naturale. Ciò non toglie che voi potete anche mettere le fialette, quelle là alimentari, vaniglia, arancio, limone, quello che volete voi. Se anche voi come noi non trovate la grattugia, coltellino, vero Nancy? Non troviamo la grattugina e quindi facciamo col coltellino. Il limone? Bio. Bio. Ovviamente. Ah, cosa importante. Se non avete limoni e arance bio, non vi azzardate a grattugiare la buccia, piuttosto è meglio... Io mi succederò. Piuttosto è meglio... Io mi succederò. Meglio l'aroma per dolci e via. Zucchero di canna integrale. Questo qua... Lo zucchero bianco cattivo. Brava, che fa male. Poi questo qua voi vi regolate voi la quantità, se vi piace più dolce, vi piace meno dolce. Ok, messo anche lo zucchero di canna che nella ricetta che vi abbiamo messo noi in sovraimpressione è una ricetta base, diciamo, non troppo dolce, perché a noi non piacciono le cose troppo dolci. Quindi se vi piace più dolce aggiungete più zucchero, appunto. Ok, mescoliamo. Un po' di questo qua, no, dopo di questo qua, che è nel latte di soia, e di questo ne dovete aggiungere fin quando non avete la consistenza, diciamo, abbastanza compatta. Quindi io faccio così, lo aggiungo a cucchiai,
un po' alla volta, tipo metto due cucchiai e continuo a impastare. No, quello è più piccolo, vabbè, non me lo dai questo colore. Dai, più piccolo. Su un tagliere ci mettiamo un po' di farina e andiamo a versare anche le mani il nostro composto. Vedete, questa è la consistenza, cioè bella morbida e compatta, però non deve essere dura, deve essere morbida. Vedi Nancy com'è bella morbidosa? Una bella palla. Una bella palla. Adesso la andiamo a stendere, che dobbiamo fare le nostre crostatine. Ci servirebbe un bel matterello. E poi andiamo a fare le formine. Io faccio stesso con questo qua, dimensione esatta. Ecco qua, più o meno, insomma. Potete anche aiutare con una cosa tipo queste, le tagliate. Ungo i nostri stampini con un po' d'olio e un po' di farina, giusto? Ecco qua, un po' di farina. Ok, e vado a mettere la nostra crostatina qui dentro. E procedo così per tutti gli stampini. Con quello che resta faccio delle striscioline, chiudere sopra le crostatine. Con questa quasi glinata vengono più carine. Wow, quante rimangio fatte! Le crostatine vengono più carine con queste striscioline. Questo il momento della cioccolata! Poi si assaggia. Com'è? La provi? Sembra la Nutella? Sembra proprio la Nutella, perché poi ci sta anche lo, è dolce, c'è cioè sta lo zucchero. È proprio la versione della Nutella sana, senza olio di palma, senza schifezze, sta tantissimo di nocciola, cioè buonissimo, Nancy. Ma che, ti metto tutto in bocca, mo? Immagini? Va bene, ciao, le costatine non fa niente, me la mangio così, col cucchiaio. Wow, vabbè. Che odore poi! Sì, odora proprio di nocciole, ma poi anche la consistenza della Nutella è incredibile. Fa che Nutella, sta capendo. Vedi, ci stesse l'olio di palma? No, non sta niente, l'ho letto prima gli ingredienti. Lei, ma com'è, mi sputta, non c'è niente. Poi ovviamente ragazzi non abbiamo messo questa qua, però voi se volete fare una cosa ancora più genuina la potete fare anche in casa con la ricetta della nostra Carlitella, Nutella fatta in casa sana e leggera, di cui vi lasciamo il link nel box informazioni. Abbiamo fatto il video un po' di tempo fa, sempre su questo canale. Com'è bella Nutella. La Nutella fake, però è meglio. Nancy, sto mettendo un sacco di cioccolato. Ma si abbonda bene. Una volta tanto. Eh sì, sapevo che mi avessi dato ragione. Approvo, approvo questa scelta. Ok. Crostatine con tanta cioccolata. Ci vuole. Si lama fana, ma fa buona. Oh, questa due. Uè, vuoi fare le crostatine? Scusa, ho detto che non mi avresti ripreso. Si sta mangiando tutto. Ma dentro ne devo mettere due. Casareccio? Sì, sì, no, quello è poco ma sicuro, casareccissima. Ma wow, sembrano proprio le crostatine mulino bianco. Che sono carine, belline, ti piacciono? Yeah, te lo sto facendo con tanta passione queste crostatine. Ci piacciono già, o me le mangio crude. Mamma mia, belline? Non so, belline, troppo carine. Pronte le nostre crostatine? Abbiamo tutto il porco, già lo so. Non è vero, sportivo. Andiamola a infornare. Ma sono belline, vero? Andiamo a infornare. Eccole qua, sono bellissime. Appena sfornate, sono troppo belle. Wow. Mangiamo! Mangiamole, sono troppo belle. Cioccolato, questo ha scoppio cioccolato. Sono troppo invitanti, buonissime, mangiamole, Nancy le vuole tutte. Oh, troppo belline, Nancy, come si tolgono facilmente dalla, sì, dalla carta, facile, questo sistema dell'olio e farina ha funzionato. Ecco qua. Troppo belline, poi l'ho fatta, guarda come sono belle, che sono alte alte e belle, piene di cioccolata, yummy yummy. Crostatine per tutti, yeah! Ah, come sono belle! Troppo buone! Mangiamo! Mangiamo, mi raccomando, lasciateci un bel pollice in su per queste crostatine, tanti tanti like, così vi facciamo tante altre ricette e lasciateci tanti commenti e vi mandiamo un bacio grande. Ma ciao! Ciao, 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 la crostatina!